Buongiorno a tutti. Oggi vedremo come collegare le mie batterie LiFePO 4 al mio inverter nel mio impianto fotovoltaico. Vedremo anche come impostarne i relativi parametri. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Nel mio impianto fotovoltaico devo installare due batterie marca JellyPoo da 25.6V 100 Ah LiFePO 4. Vediamone in dettaglio il collegamento e l'impostazione dei parametri. Le batterie saranno collegate in serie, si tratta di batterie senza comunicazione tra BMS ed inverter. Sul sito jellypoo.com troverete una vasta gamma di batterie per il vostro impianto fotovoltaico. Garantiti 4.000 cicli di scarica al 100% e 15.000 al 60%. Il BMS interno dispone di 5 livelli di protezione per le 8 celle prismatiche contenute al suo interno, per un totale di energia accumulabile pari a circa 2,5 kWh. Facendo due conti, il costo a kWh di queste batterie è circa 180 euro. Corrente massima di ricarica raccomandata pari a 0,2 volte la capacità, ossia 20 A. Corrente massima di scarica, oltre la quale interviene il BMS, 100 A. Ma esaminiamo più in dettaglio questa batteria. Si presenta in forma di scatolone abbastanza ingombrante, le sue dimensioni sono 50 cm di larghezza, 24 di profondità e 22 di altezza. Sono presenti due pratiche maniglie in corda per sollevare i suoi 21,5 kg di peso. Il collegamento a questi morsetti, positivo e negativo, avviene attraverso bulloni M8 in dotazione nella scatola. La batteria vi arriva a carica ad una tensione di 26,1 V. Questo vuol dire che dovrete prestare molta attenzione in fase di collegamento per scongiurare il rischio di cortocircuito. Questa tensione non è pericolosa al contatto con le mani, ma in caso di cortocircuito il BMS interromperà l'uscita e dovrete aspettare qualche minuto per il ripristino. Per il collegamento al mio inverter utilizzo questi cavi preinnestati da 35 mm con foro per bullone M8 compatibile con il mio inverter. Questo spessore garantisce una portata di 100 A. Più corto il cavo, più bassa sarà la sua resistenza e quindi la caduta di tensione. Cercate di tenere questi cavi il più corti possibile. Abbondate nel diametro in previsione di future espansioni di batterie in parallelo. Il mio impianto, di cui esamineremo il dettaglio in un mio prossimo video, è composto da un inverter Voltronic da 5 kW con batteria 48 V. Per ottenere questa tensione ho collegato in serie le due batterie. Prima dell'ingresso all'inverter, sul polo positivo, ho sezionato con un magnetotermico da 125 A per corrente continua. Questo magnetotermico ha la doppia funzione di sezionatore e di distacco della batteria al superamento della corrente di 125 A. Per evitarne il danneggiamento, evitate, nei limiti del possibile, di staccare questo magnetotermico in presenza di correnti elevate. Per misurare la corrente di carica e di scarica, ho collegato in serie al polo negativo della batteria un monitor di batteria wattmetro con indicazione e dei kWh accumulati. Prima di poter effettuare il collegamento delle batterie all'impianto, vi ricordo che è necessario spegnere tutto. Pertanto ho interrotto il polo positivo con il sezionatore da 125 A. Ho disinserito anche l'ingresso Enel all'inverter, spento. A questo punto è intervenuto l'ATS che ha commutato l'impianto sull'Enel. Stringhe fotovoltaiche in ingresso entrambe interrotte. Procediamo al collegamento di queste batterie. Per maggiori informazioni su queste batterie potete fare riferimento al sito jellypoo.com o contattare l'azienda all'indirizzo sottoriportato. Utilizzo una chiave del 13 per stringere a dovere questi bulloni M8. In questa fase vi consiglio di far sempre riferimento al manuale delle vostre batterie. Collegate in serie queste due batterie, la batteria risultante sarà da 52 V 100 A. Posso andare a collegarla all'inverter. Iniziamo la procedura di accensione collegando le batterie all'inverter. Accendo l'inverter nell'interruttore principale
e inizia la procedura di countdown per l'avvio. Poiché le mie batterie al momento sono cariche, l'inverter inizierà a produrre corrente alternata proprio dalle batterie. La spia del convertitore DC a C si accende e scatta immediatamente l'ATS. In questo momento la mia casa è alimentata con il fotovoltaico. Conclusa questa procedura di avvio dell'inverter, possiamo ripristinare l'ingresso delle due stringhe fotovoltaiche. Sul display si accenderà la spia del caricatore solare MPPT, che inizierà a caricare le mie batterie. Da ultimo, conclusa questa operazione di avvio, posso ripristinare l'Enel in ingresso per consentire all'inverter, in caso di batteria scarica, di effettuare il bypass. La batteria ha un livello decente, per cui niente bypass al momento. Bene, fatti questi collegamenti, decido di effettuare una verifica termografica delle temperature presenti sul mio inverter per scongiurare eventuali falsi contatti, soprattutto sulle batterie appena collegate. Con l'aiuto della mia telecamera professionale Top Don, vado a verificare i contatti elettrici. Un falso contatto o un contatto intermittente può provocare surriscaldamenti ed incendi. Non emerge alcun problema se non il normale riscaldamento delle ventole di areazione poste nella parte sottostante all'inverter. A questo punto verifichiamo la fornitura di corrente da parte delle batterie all'inverter. Sui pannelli abbiamo 2 kW, mentre la corrente totale che entra nell'inverter è 31 A. Questa corrente è la somma dell'apporto del pannello e della batteria. Andiamo a misurare la quota parte fornita dalla mia batteria. E abbiamo all'incirca 25,5 A. Questo vuol dire che i miei pannelli contribuiscono per circa 6 A. Un wattmetro installato direttamente sui poli della batteria permette di controllare la corrente assorbita e anche i kilowattora accumulati. La tensione invece rilevata sulla batteria è di 54,4 volt. Ma attenzione, questo voltaggio non indica la capacità residua della batteria. La misura dell'energia immagazzinata in una batteria in base al livello del voltaggio presuppone una bassa corrente di carica o di scarica. Pertanto prendete questa tensione come indicativa. Soltanto in presenza di una bassa corrente di scarica si potrà verificare effettivamente la tensione reale della batteria e dunque la sua capacità residua. In questo caso pari a circa il 70%. Per questo scopo, tuttavia, risulta più affidabile utilizzare il kilowattorametro presente all'interno del display monitor di batteria. A questo punto andiamo ad impostare i parametri per queste due batterie in serie facendo riferimento al manuale delle batterie. Corrente massima di ricarica 20 A, corrente massima di scarica 100 A. Per quanto riguarda le tensioni di gestione, essendo le batterie in serie, moltiplicheremo tutto per 2. Tensione di ricarica 58,4 volt, tensione di cutoff o di distacco delle batterie 43,2 volt. Vedremo poi che sul mio inverter imposterò 44 volt per sicurezza. Vediamo come impostare queste tensioni all'interno dell'inverter Voltronic. Possiamo inserire i parametri manualmente nella macchina oppure andare online tramite app o tramite sito Des Monitor. Questo inverter con un wifi incorporato permette di gestire online tutti i parametri registrandosi sul sito Des Monitor. Oltre a monitorare i valori correnti, è possibile impostare i parametri batteria dell'inverter. Primo parametro, ho definito questa batteria come User Defined. In questo modo posso personalizzare i valori di tensione corrente alle mie batterie. Secondo parametro, la tensione di cutoff. Al sopraggiungere di questa tensione, l'inverter le staccherà da ogni carico per proteggerle. Imposto questo valore leggermente al di sopra della soglia di intervento del BMS interno alle batterie, in modo che intervenga l'inverter e non il BMS. Altro parametro fondamentale, la tensione di ricarica cosiddetta pesante, 58,4 volt. Valore di ricarica standard per batteria al litio 16S.
Il successivo parametro riguarda le batterie al piombo e la tensione di carica flottante. Questo inverter infatti sopporta anche questo tipo di batterie. Per rallentare il processo di carica della batteria al litio verso la fine, lascio questo parametro al suo valore di default. Altro parametro fondamentale è la massima corrente di carica. Secondo il manuale delle batterie, 20 A. Una corrente maggiore farà ricaricare più velocemente le batterie con maggior stress per le stesse. Parametro complementare, massima corrente di scarica, fissata per noi dal nostro BMS a 100 A. Un altro parametro non meno importante, massima corrente di ricarica da parte della rete Enel che ho impostato a 2 A. Questa corrente impedisce, soprattutto di notte ed in fase di bypass, il completo scaricamento della batteria. Per quanto riguarda la priorità del caricamento, nel mio impianto ho impostato il solare come unica fonte di ricarica. Ho disabilitato l'equalizzazione della batteria perché al momento non necessaria e arriviamo infine agli altri due parametri fondamentali. La back to grid voltage, impostata a 46 volt, è la tensione al raggiungimento della quale l'inverter va in bypass, e cioè torna all'Enel. Da contraltare a questa tensione abbiamo la back to discharge voltage, ossia la tensione di riaggancio del solare pari a 51 volt. Quando la batteria ha raggiunto, grazie al caricamento solare, questa tensione, viene automaticamente riacceso l'inverter e quindi si elimina il bypass. Mantenere un buon differenziale tra queste due tensioni, nel mio caso abbiamo 5 volte di differenza, permette di evitare il ciclo infinito dell'inverter. Vediamo in cosa consiste. In presenza di un carico pesante, la batteria si abbassa di livello, l'inverter entra in bypass, sgancia la batteria che si rialza in tensione, che si riaggancia all'inverter eliminando il bypass e tutto questo in un ciclo senza fine, finché non eliminiamo il carico in uscita oppure forziamo l'inverter in bypass. Maggiore questo differenziale, più bassa sarà la probabilità di ciclaggio dell'inverter. Questi valori si addicono al mio impianto, ma non è detto che si addicano al vostro. Sono frutto dell'esperienza con il mio impianto fotovoltaico di circa un anno. Per meglio impostare i vostri parametri dovrete necessariamente analizzare l'andamento della tensione della batteria e del fotovoltaico sul tetto in base alle vostre specifiche esigenze di consumo. Inoltre, poiché la produzione di energia è molto stagionale, arriviamo a quasi la metà nel periodo invernale, questi parametri dovranno man mano essere modificati nel corso dell'anno a seconda della stagione. A questo punto, due parole sulla funzione di bypass dell'inverter Voltronic. In presenza della funzione di bypass, ossia Enel collegata direttamente al carico in uscita, e con poca luce solare, questo inverter non solo non riesce a caricare le batterie, ma addirittura sembra scaricarle. Per evitare questo fenomeno è opportuno spegnere l'inverter dal suo interruttore principale, far effettuare il bypass dall'ATS e a questo punto l'inverter inizierà a caricare in maniera più profonda le nostre batterie con una corrente positiva. Trascorsa qualche ora, una volta che la tensione si sarà risollevata, potremo riaccendere il nostro inverter senza che intervenga la funzione di bypass. Per concludere, un rapido sguardo agli indicatori di segnalazione inerenti alla batteria. Codice segnalazione numero 3, batteria sovraccaricata, quindi troppa tensione sulla batteria. Codice 04, batteria a livello basso, questo sarà un codice molto ricorrente. Codice BP, ossia batteria aperta allorquando è intervenuto il BMS interno a sganciare la batteria dall'inverter. In questi ultimi due casi è opportuno scollegare momentaneamente la batteria con l'apposito sezionatore e aspettare qualche minuto prima del ripristino. Abbiamo anche altri codici inerenti per lo più il funzionamento interno dell'inverter, ma di questo parleremo in un prossimo video. Bene amici, se vi è piaciuto questo video mi raccomando mettete like, iscrivetevi al canale, non perdetevi il prossimo video sul mio impianto fotovoltaico nel dettaglio.
Se avete delle domande potete inserirle qui sotto nei commenti oppure scrivermi all'indirizzo in sovraimpressione. Io vi ringrazio della visione e come al solito vi do appuntamento alla prossima volta.